Lei si occupa della cronaca giudiziaria del GR1, è una persona che ha seguito tutti i principali casi di cronaca giudiziaria degli ultimi anni, tra cui anche quelli dei Magistris, e l'ha fatto in maniera, se possibile, attenta a quella che è la verità e orientata verso la ricerca dell'informazione. E io sfido voi a pensare un attimo tra i giornalisti che conoscete nella vostra memoria e a trovarne qualcuno che ha avuto questo obiettivo, anziché il fatto di favorire un certo punto di vista. Noi questo glielo riconosciamo, io glielo dico sinceramente. Io a questo punto passerei la parola e grazie per la partecipazione. Grazie Tullio, mi fa veramente piacere essere qui questa sera perché mi sento un po' in famiglia. Innanzitutto complimenti per questa terra che non conoscevo, io vivo a Roma, non conoscevo la Salvina, è bellissima, non sapevo tante cose della Salvina, adesso in poche ore invece ho scoperto che è una terra veramente molto bella e fruttuosa. E dicevo, mi sento un po' in famiglia perché a parte il caso di Magistris che io ho seguito praticamente dall'inizio, dal momento in cui è diventato un caso nazionale, perché il dottor De Magistris lavorava già da molti anni a inchieste piuttosto importanti, poi a un certo punto è diventato appunto un caso nazionale, quindi gli organi di stampa, chi in un modo, chi nell'altro, se ne sono occupati, alcuni molto male, altri un po' meglio, forse pochi sono riusciti a raccontare effettivamente qual era la verità su questo caso. Alcuni colleghi di alcuni giornali, giornali anche importanti, posso fare anche dei nomi, che hanno avuto il Corriere della Sera, ci tengo, Antonio Massari della Stampa e qualche altro. Altri giornali invece se ne sono occupati solo e semplicemente, diciamo, per parlarne non bene. Dicevo, mi sento a casa anche perché sono al mio fianco Salvatore Borsellino, che non conosco da molto. Immensa. Conosco benissimo anche Rosana Spoverini, che è la presidente della Commissione Spoverini, la figlia di Antonio Spoverini, ucciso barbaramente nel 91, una storia che poi racconterà a lei, perché la sua una storia, anche la sua una storia di sofferenza, e lei ha perso suo padre a 7 anni, quindi è ancora giovanissima e comunque molto molto impegnata. Quest'anno, durante una manifestazione nella piazza del Duomo, molto bene, a Reggio Calabria, ha avuto il coraggio di dire, di mandare un messaggio agli uomini del, chiamiamolo così, potere mafioso, dicendo parlate voi che sapete, vero Rosana? Aldo Pecora. Aldo Pecora è presidente di Ammazzateci Tutti, che è un'associazione nata nel 2005, il 16 ottobre, quando è stato ucciso il vicepresidente del consiglio regionale della Calabria, appunto Francesco Fortuna. E poi via via parleremo con tutti gli altri ospiti, che non cito, li citerò man mano, ma insomma non perché non siano meno importanti, anche loro hanno molte cose da raccontare. Parlavamo dell'informazione, così tu dicevi una cosa molto giusta, io effettivamente sono una giornalista libera, anche troppo, e anche purtroppo a mie spese. Il problema di questo paese è che l'informazione, quella vera, non esiste, le notizie, quelle vere, non sono nel transatlantico, cioè è facile fare i giornalisti portando il microfono così davanti ai politici, registrando quello che dicono e mandandolo in onda. Purtroppo nel nostro paese accade prevalentemente questo, quindi l'informazione è assolutamente latitante, le vere notizie sono altrove, sono qui per esempio, dove si raccontano storie, dove si raccontano l'impegno di Salvatore Borsellino, di coraggio e di coerenza del dottore De Magistris, che c'è
era al telefono, poi dopo lo sentiremo, non ha potuto spiegare a lui per quale motivo non è qui, ma per motivi di lavoro. D'altra parte, chi fa il magistrato è un po' come il giornalista, per essere qui io oggi ho dovuto blindare questa giornata, ho detto non mi chiamate al giornale, non esisto, evidentemente il dottor De Magistris ha avuto anche lui degli impegni talmente improrogabili che non è stato possibile essere qui, ma poi lo sentiremo al telefono. Quindi storie di coraggio e di coerenza, dicevo, di Magistris, e storie di difesa della legalità. Io vorrei cominciare con Salvatore Borsellino. Salvatore Borsellino, mi dicevo prima, è il fratello di un magistrato che conoscono tutti, ucciso il 19 luglio del 92 in Via D'Amelio a Palermo. Salvatore Borsellino, dopo 7 anni di silenzio, ha deciso di dire basta, senza l'esigenza di venire fuori, come si dice, una parola molto usata, cioè ha sentito crescere una forte disillusione e anche una grande rabbia. Di lui apprezzo molto questa forza di indignarsi, perché non è una cosa, diciamo, da tutti, Salvatore. Io comincerei col chiedere a Salvatore Borsellino questo: la rabbia può servire a qualcosa, può essere costruttiva? Le domande non devono piacere, le domande si deve rispondere, qualsiasi tipo di domanda sia. Io però, prima di risponderti, vorrei innanzitutto dire che sono anch'io felice stasera di essere sia con voi sia vicino a Enrica, che io ho conosciuto a Catanzaro, l'ho conosciuto quando l'anno scorso, dopo appunto quel periodo di silenzio che era durato a lungo per la disillusione che avevo avuto, dopo anni in cui avevo parlato dei sogni di Paolo, avevo parlato della speranza di Paolo, avevo sperato veramente che in questo nostro disgraziato paese veramente stesse arrivando un'alba, e che quest'alba fosse provocata proprio dalla morte di Paolo, e grazie alla morte di Paolo le cose stessero cambiando. Poi, vedendo come le cose invece stavano ritornando non solo come prima, ma addirittura stavano ritornando peggio di prima, la disillusione è stata così forte dentro di me che non sono più riuscito ad andare a parlare, perché prima andavo a parlare ai ragazzi, soprattutto andavo a parlare di sogni, di speranze, andavo a parlare di istituzioni, e poi quando invece queste cose di dentro io non le avevo più, quando io non credevo più nei sogni, non avevo più speranze, non avevo più fiducia nelle istituzioni, ho capito che non potevo andare a parlare di questi nuovi sentimenti ai ragazzi, perché Paolo fino all'ultimo giorno della sua vita aveva creduto nello Stato, aveva creduto nell'istituzione, aveva sperato, e aveva anche, addirittura nell'ultima sua lettera si dichiara ottimista parlando dei ragazzi, scrivendo ai ragazzi dice: sono ottimista, è l'ultimo giorno della sua vita, e Paolo scrive questa parola: sono ottimista perché vedo che verso la criminalità mafiosa i giovani siciliani hanno oggi un'attenzione ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni sin ai 40 anni. Allora io, che sentendo queste parole di Paolo, Paolo parlando, che parlando di se stesso parla di colpevole indifferenza, quando siamo tutti noi a dover parlare di indifferenza, perché forse è colpa nostra anche se giudici come Paolo Borsellino, come Giovanni Falcone siano stati uccisi, forse sono stati uccisi anche perché noi non siamo stati loro abbastanza vicini, perché noi non li abbiamo abbastanza sostenuti. E allora, pensando che Paolo nell'ultimo giorno della sua vita riesce a dire quelle cose, io non ho creduto più di poter parlare ai ragazzi e portare loro la mia sfiducia nelle istituzioni, la mia sfiducia nello Stato, la speranza che dentro di me era morta. E allora per 7 lunghi anni sono stato zitto. Poi tante cose mi hanno fatto smuovere proprio la rabbia che a poco cresceva dentro di me nel vedere come il sacrificio di Paolo, dei suoi ragazzi, forse era stato inutile. E allora ho deciso di ricominciare a parlare proprio nei giorni in cui stavano uccidendo un altro magistrato, cioè non più con il tritolo come avevano ucciso mio fratello, perché hanno semplicemente cambiato i metodi. Oggi i magistrati non li uccidono più col tritolo, ma soltanto perché, non perché non vogliono più uccidere i magistrati, non perché i magistrati non continuano a dare fastidio come davano fastidio Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Oggi Paolo Borsellino e Giovanni Falcone sono diventati degli eroi, non degli eroi come Vittorio Mangano, che è il